Per noi oggi è una giornata importante, anche se il momento che viviamo non è dei più sereni, perché intanto nasce una collaborazione tra i docenti dell'università e quelli della scuola, perché al di là delle funzioni che sono anche diverse, ci sono dei tratti comuni nella funzione docente e quindi secondo noi anche il problema della valutazione può avere dei tratti comuni e da qui l'importanza di ragionarne insieme in modo astratto ma concreto, nel senso che riteniamo che si possa scientificamente valutare ma che bisogna guardare il problema con una modalità laica e scientifica nello stesso tempo. Importante questo confronto perché non sempre la politica approfondisce le tematiche che riguardano la funzione docente e l'insegnamento. La politica si limita spesso a prendere provvedimenti di apparenza perché hanno un obiettivo, diciamo, più contingente e penso che sia compito nostro invece guidarli a ragionare, perché l'istruzione e l'università sono settori molto delicati che inevitabilmente incideranno sul futuro del nostro Paese. Ok, questa collaborazione tra la Gilda degli Insegnanti e il CIPUR, Coordinamento Intersedi dei Professori Universitari di Ruolo, mira a sviluppare azioni comuni relativamente alla docenza. Al di là delle specificità che connotano l'attività dei docenti nei vari segmenti del processo della formazione, c'è però una caratteristica comune, che è quella non solo di fornire competenze, ma formare delle persone, quindi dei cittadini consapevoli. Il processo di valutazione è un processo particolarmente delicato e complesso e in particolare nell'università vediamo che c'è stato negli ultimi tempi una sorta di deriva bibliometrica, con la pretesa di voler valutare qualcosa che attiene all'attività scientifica, che non può che essere fatto relativamente ad una valutazione di merito, sostituendola con degli indicatori bibliometrici che hanno dimostrato tutta la loro fallacità. Ecco, in questa giornata noi analizziamo problemi connessi alle procedure di valutazione e ovviamente siamo disponibili, come già stato ricordato, ad un confronto ampio e sereno con i referenti istituzionali per mettere in campo delle procedure che possano effettivamente portare ad una valutazione serena con la consapevolezza che non tutto ciò che vale può essere misurato ed espresso mediante un numero. I costi ci sono, perché purtroppo non è che, diciamo, i sistemi funzionano di per sé senza nessun controllo, feedback, eccetera. Il servizio, soprattutto se è pubblico, chi crede nel servizio pubblico, e credetemi, culturalmente credo molto nel servizio pubblico, è un servizio a, cioè come dire, l'università non nasce prima di tutto per la soddisfazione del docente, anche se il docente ovviamente deve avere tutte le garanzie possibili nel suo ruolo, eccetera, su questo io non ho dubbi. Nella scuola lo stesso, quando io penso ai problemi della scuola e quando penso ai problemi dell'università, anche nel dibattito pubblico, che si riparta sempre dai problemi dei docenti, eccetera, non perché non ci siano, un po' mi infastidisce. I docenti sono invalutabili. Abbiamo ormai una convinzione diffusa che, siccome gli aspetti quantitativi, siccome gli aspetti oggettivi, siccome le discipline umanistiche non sono quelle scientifiche, siccome, i docenti sono invalutabili. Questa convinzione è una convinzione profondamente errata, ma ha una forte letteratura scientifica alla sua base. La valutazione va fatta in un certo modo, ma sono profondamente convinto che si va avanti per prove ed errori. E se si interrompe il processo scientifico di fare anche qualche errore per poi correggersi, perché tuttavia mi impedisce di cominciare il processo, questo porta l'Italia ad un arretramento globale che ha come risultato un arretramento globale della qualità media dei docenti, perché la valutazione è collegata strettamente alla capacità di miglioramento delle persone. Se in azienda non si viene valutati, non si viene premiati. Se non si viene valutati, non si viene stimolati. Se non si viene valutati, non si viene aiutati a crescere professionalmente. Questo oggi sembra molto difficile dare un senso. L'esperienza della scuola è un'esperienza banale, cioè tutti vanno a scuola dai 3 ai 19 anni e quindi fa parte, cioè la condizione di studente coincide con la condizione di bambino, adolescente, non c'è più quello
quel distacco, quell'entrare, quella tra virgolette sacralità. L'altro giorno sono entrato in una scuola che ha deciso di cambiare radicalmente il suo modello. Per esempio, non c'è più la struttura per classi, la classe è come una taglia, dove i ragazzi hanno le loro linee difensive, e dove entra un insegnante, ogni ora entra quasi un po' impaurito, ce la farò in quella taglia. Lì avevano rovesciato, cioè erano gli studenti che uscivano dalle loro tane e entravano, non dico nelle tane degli insegnanti, ma in uno spazio organizzato per le scienze, per la musica, per il laboratorio, per la lingua, eccetera, in cui cioè ti spostavi ed entravi in una situazione dove c'erano delle regole, c'era una discontinuità rispetto alla tua logica amicale, della tua classe protettiva. Ecco, io penso che quando noi immaginiamo di valutare gli insegnanti, il loro lavoro, eccetera, dovremmo fare uno sforzo di riflessione molto approfondita per leggere tutto questo. Le scuole di specializzazione nell'area sanitaria, che sono stati praticamente più di 1600 ordinamenti. Questi sono stati riformulati perché si è modificata la legge per inserire la formazione post-universitaria, quindi quella della specializzazione, nell'ambito europeo, quindi con delle caratteristiche che hanno modificato proprio il modo di insegnamento per essere molto sintetica, per esempio più sulle abilità pratiche rispetto per esempio alle lezioni ex cathedra. E il nuovo ruolo della scuola non è ancora chiaro, ecco perché i politici poi scrivono le leggi e inapplicabili. E la scuola esiste fin dall'inizio dell'umanità, quando il adulto insegnava al giovane a cacciare, il giovane non aveva bisogno di motivazione e interesse, sapeva che o imparava quello o non sopravviveva. C'era un forte legame tra ciò che si apprendeva, ciò che l'adulto sapeva di dover comunicare e ciò che il giovane sapeva doveva apprendere. Oggi abbiamo un problema di riconoscimento all'interno della scuola da parte degli studenti e dei genitori. Non si capisce perché si deve studiare. Bisogna tornare a interrogarsi e a individuare una funzione per la scuola italiana. Credo che la valutazione sia la cartina tornasole della trasformazione della scuola da istituzione a quasi servizio. La scuola da istituzione, quindi la scuola da riferimento culturale e di valori per tutti, e per tutti era quello, perché ai nostri tempi non si metteva in discussione quel valore, e si sta trasformando, come nei sistemi occidentali, in una sorta di quasi servizio, che so, le ferrovie dello Stato, le poste telegrafi, cioè una cosa di questo tipo, in cui vado, chiedo, mi faccio offrire, mi faccio dare il decalogo di quello che dovrebbe essere da qui, decido se ci vengo o non ci vengo, contratto le materie che devo studiare o no, decido che un anno lo faccio, l'anno dopo me ne vado, poi ritorno, insomma una sorta di servizio comune.